Ce lo metto sopra perché mi piace il pacco mio. Mamma mia, lo tocco amore. Con le manine. Ma sì, me lo immagino di sì. Mangio tutto il dì. Ma che schifo! Me lo tocco, ma basta! Come esco? Sono incastrato, ragazzi! Cosa salti sul posto? Cosa salti? Come si esce? Come si esce? Basta di saltare col culo nudo, cosa fai? Non so come si esce! Non fare! Come si esce? Ecco. Vai, Fra, chiama Leli. Ah, deve arrivare pure l'elicottero. Certo. Ti sparano al 100%, Fra. Mettiti dentro, accovacciati, fermo. Oh, no. Signore! No, vai su, dietro, dietro! Oh, mio Dio, era proprio qui! Curati! Guarda dove ti sei messo! Un topo! Non ti mette il coso! Cosa fai? È proprio lì, vai in bocca a lui! Maledizione! C'era un altro! Metti c'è la siringa, siringati! No, non serve, non serve. Si siringati comunque, vai, Q! Per piacere personale, proprio. Ecco qua. Ma... che... è pieno di gente che sta salendo. È pieno per lui. Ma scelto, quando arriva? Scusa. È arrivato. C'è una jeep, Fra. No, Francesco. Vai, tutti, fateli tutti. Ma sei scemo. Non sapevo di avercelo. Che liscio. Che liscio, incredibile. Vai, sali, sali. Non sapevo di avere lanciarazzi come seconda. Il lanciaratzinger. Campioni del mondo! I funghi! Oddio, Samba! No, sono caduto! Non ci pensate che tra due giorni effettuerò... adesso vado, hanno anche, ce l'hanno anche nel casco adesso. Questa curva non c'era, ragazzi. Sì, c'è sempre stato. No, c'era. Ma non è Monza! Non è Monza! Ecco perché non c'era! Facciamolo il ragno, sì, il materiale che stanno già esiliati. Non è sempre la stessa cosa. No, non manca. Aia, ma questo sono io, infame! Ma me l'hai tirato proprio nei piedi! Ce l'hai la carne vegana? La carne normale di sotto, ma la carne normale di sotto. Corro, sono... guardami, sono, guardami, Suicide Squad, sono Flash Squad! Questi squat... questi squat piegano, piegano sulle gambe fino a morire. Paola Turani fugge al caldo alle Maldive con il marito e il figlio. Condivide con i follower un reportage del suo viaggio in famiglia. Ecco qua un reportage della mia vacanza. Non lo dice nessuno. Lo dirò io. Dirò, farò un reportage del Giappone. Esatto, voglio usare questa parola. Ma il reportage ricorda le indagini... Sì, sì, no, sì, no, ovvio. Sì. Cioè, non è il video delle vacanze. Il reportage. Zitto. C'è questo castello gigante e il reportage seduto sul trono. Questo maiale francese. Che parla ai sudditi. Ragazzi, sono a Tokyo. Ashley, qui siamo tranquilli, non ti preoccupare. Oh, porca miseria, qui c'è un buco, eh. Non ti preoccupare, Ashley, è dietro la grata, non può farci niente. Osteria! Ashley, cazzo! Ben arrivati a tutti, date il vostro benvenuto a Piero Fassino. Tiravi quelle pistole. Ah, il taser, posso provarlo, gatto? Anch'io. Porca puttana, lo sapevo io. Guarda come balla. Come lo stacco, ragazzi? Lo stacco questo filetto. Ecco. Aia! Ah, non mi hai preso, scemo! Mattia! Sono duro, durissimo. Sono morto, ragazzi, sono nella durissimo. Stanza grande. Un attimo che stavo tremando, Marco. Stavi tremando? Stavo tremando. Qua, qua. Chi è, Moro? Attento, qua c'è qua. Gente. Oh! Te l'ho detto, questo scemo pagliaccio è un scemo. Ma un taser. Bella Alimengax Sora. Oh my signora, ma siamo impazziti, ma serviva. Ma perché hanno fatto questa cosa? Cosa fa questo? Però guardate, vedi senza gli Ezra e Marco come siamo più tranquilli, ragazzi. Sì, sì. Effettivamente sento la... è andato fuori gioco, ma chi se ne frega, ragazzi. Che problema c'è? Quanto mi sta... Anzi, finisci che bestemmio! Io bestemmio, dai! Meno male che siamo più tranquilli.
cavallo dietro Asimo voleva incularmi una merda. Qualcuno è morto. Sono caduto. Come sei caduto? Sei caduto. Ma mi ha sorto tutto un attacco. Sono caduto nel filo spinato, purtroppo. Dalla tasca posteriore tira fuori un libro stropicciato con diverse pagine piegate. Tienilo nella cabina, potresti leggerlo mentre sei in mare. Passa quando vuoi per fare due chiacchiere. Sto quanto... Morto, purtroppo è morto dopo. La carne, il fungo sta sfriggendo, Vesprit! Vabbè, a destra! Lascialo friggere. No, che cosa lasci friggere che va a fuoco tu? È caduto, è croccante. Vieni qua. Ok, ce l'abbiamo, un piatto ce l'ho. Chi è che hai? Marco, l'hai fatto cadere? Marco, l'hai fatto cadere? Ti prendo! Ma perché? Opla! No, tu! No! Calcione nella faccia, proprio! Questa qua è papà! No! Era appena arrivato! Era appena arrivato! Mamma mia! Ogni giorno devi guardare. Arigato, sei mas. Cosa arigato? Sei mas, ha suonato, arigato. Sì, ma no. Ho capito, ma ha suonato, gli dico arigato. Gli dice ciao, ti dici grazie. Gli dico la prossima volta. E fare così. Eccomi. Posso dire che a Lizza sembra che gli ha un cagato in testa, però. Aspetta, super sprint. Vai, trovato. Voilà. Le note un nome ce l'avevano e che non ci andavano bene quelli estranei. È vero che dalle altre parti si chiamano sì. E-F-G. Questi, ma mi hanno, io ogni volta non mi ricordo mai. È perché la A è il là, perché Madonna, scusate. Anche se altro se vuoi. No, no, la cornata. Io ho sbagliato, però l'hai proprio cornata tu qui. Lizard, dopo mi fai vedere nella bambina sinistra. Io questo ce l'avevo. Che schifo è questa merda? Perché? Cosa cazzo ridi? Basta sparare, che non ti sei reso conto di avere una mira di merda. Aia! L'ho detto! No! Ora ne ha finita una sola, Mark. La chiamo col fischio. Ehi, catcalling. Un po' di cattivo gusto, eh. Ah, fantastica! Ah, me ne sbatto. Io lo lascio così. Ray tracing tutto a palla e ho messo. Modalità normale. Oh, è andata? Raga, è andata. È già crashato, ragazzi. Wow, ma mamma ammazzo. Cazzo, è terribile. Wanama. Veramente da pezzi di merda, eh. Nel culo me l'ha infilato il bastone. Vai, Vale, se non vedi gli altri usare Velio. Usa Martirio, Moro. Silenzio. Silenzio. Scusa, Marco, ti stavo... No, voglio pesa. Perché escono con quello dietro. Il mio pesto! Pesto! Ho bisogno del van van, ragazzi, veloce. Van van. Cosa fai, Marco, Luca? Dove cazzo vai? Boh, ragazzi. Oh, non sono pronto. Eccoci qua. Andiamo, Tito. Ciuccioli. Tito! Ah! No, la barca! Aspetta!
Come? Ha detto suca? Ha detto suca? Ha detto suca? Non ho sentito. Oh, niente, niente. Ah, non mi prenderà mai il sole. Oh, niente. Ah! Arca troia, ci vuole una chiave. La forma di cassettiera mi serve. Oh, oh, che paura! Pazzo scemo! Cosa devo passare? L'FX? L'SFX, credo, sì. Oh! Che? Che? Ah, io sono io scemo! Ma che gatto! Ma gatto, questo è un violento, eh! Ah, ma era facilissimo! Moro, mi gatti! No! Cosa ridi? Non ti sei neanche accorto, tu, no? No, perché tanto io ero già fermo. Stai zitti! Vector, li sta eliminando tutti con i tweet! Fermo, fermo! Mi raccomando, Nai, aspetto nuovi singoli nonostante i crimini di guerra. Vabbè. Ma è stato eliminato anche Termovisione! Anche Termovisione! Gli esplode? Gli esplode nel culo? Oh! Ah! Tanto devo riavere il gioco, che non si è c'è una persona c'è un... Oh, che dolore! Aia! Le orecchie, pazzi! Che fai? Oh mio Dio, che volume! No, l'ho ucciso! No, mi hai ucciso! Ho ucciso anche Moro, mi sa. Scatta come una bastarda. Nel senso, 4 euro al mese per 3 mesi. Ma noi quanto testa di cazzo! 20 e qualcosa, La prima volta che lo fai, oh, certo. Ma io non l'avevo fatto. No, perché noi avevamo già fatto. Sì, noi l'avevamo già fatto. Cosa hai fatto, Moro? Nient'altro che la verità. No, no, non c'è nient'altro. Maiko! Sbudurlerman! Wow! Wow! Bravo! Marco, basta, non ti da quel palo. Che fai, perché mi prendo bene. Fa le uova. Visto com'è finita la tua amica? Hai visto? Fai le uova. Falle. Fai le uova, fai. Non le fa. Chat GPT. O mi dici qualcosa di interessante o chiudo la chat e vado a parlare con Gandhi. Certo, se... Sei un po' arrabbiato, quindi chiudo la chat e vado a parlare con Gandhi. No, me l'ha rigirata! Ha chiuso la chat! No! Devo andare subito a parlare con Gandhi, ragazzi. Signor Mahatma, è per caso venuto qui chat GPT a parlarti? C'è ancora la chat vecchia, tra l'altro, sì. Chi cazzo è ChatGPT? Moro, sei tu con un altro account o sei un altro? Falla finita, Moro, ti dichiaro in arresto. Blocca la manetta. Sei proprio il Moro di prima, dimmi la verità, Moro. Fermo, Gandhi. Faccio una storia. Ciao. No, io non ho niente, però. Io non c'è niente. Neanch'io, mi spiace. Scusa, oh, scusa. Calcio, ma gli ha toccato, ma poi. Ha toccato il piedino. Lo cortino. Sta pene, il pene. Stretching anale. Ah! Ah! Ci sono. Mi posso buttare? Questa non contava, questa era per scherzare. Ah, non sono neanche morto, vedi, non conta per davvero. Faccio un tiro! Un pepuzio si è mossa! Un pene! Il mostro scimmia. Ma... No! No! Forse se n'è andata. Ah, signora, lei? Bibbon! Puzza, che puzza, ragazzi! Che puzza! Sugoi! Se ne vada, via! Orca troia! Orca troia! Corriamo, eccolo! Aia! Sì, ma dove cazzo vai? Ti ho chiesto se
è passato di qui chat GPT. Moro, chat GPT, io non conosco chat GPT, non so io di cosa stai parlando. Io sono il Mahatma Gandhi, io sono del 1869. Chi è chat GPT? Non aspetta una tua risposta e se ne va. Ti saluta e si allontana con la sua valigetta di pelle. Lo rincorre e ruba la valigetta. Ma era bionico, ragazzi. Moro, non avevi l'high ground. No. Ho missato. Aspetta, aspetta, dietro. Ce l'ho. Aia! Oh, no, aia, mi hanno craccato, no, ragazzi. Non ce l'hai. Cazzo di gomma, morte di figa. No, non era così, eh. Che insulto è un ragno gigante morto di figa? Non credo. Ti tocca cagare. È arrivato quel momento, mi tocca cagare. This here. Are you to blame? Zitti! Ma quanto lenta è andata questa valigia? Vieni subito qua, io per ragionare per patinare il gioco, non te lo ripeto, eh. Vieni qua, per favore. Vieni qua, voglio assaggiare le tue natiche. Ma Luca è Moro, dice... è Moro. Moro, Moro è successo? Commoso. Cosa è successo? Moro è commosissimo. Tiratelo fuori. Tiratelo fuori. Ma sono incredibile a fare le salve stasera. Non sapete cosa vi perdete, guarda. Stasera in particolar modo. Cosa? Moro, fammi perdere. Ustia, ustia, è entrata. Uff. Ciulla. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto le cose, Moro. Ma chiappa con chiappa. Sì. Oppede. È caduto. Mamma mia, ragazzi. Collo pieno per terra. Bello. Spettacolare. Poi ho pensato, non è che poi mi squalifica, quindi però... Ma no, 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 ragazzi, Moro. Ho Moro, che piscione. Bravo, Moro, anche tu. Che salto, cosa succede? Hai rimasto una scintilla lì sulla parete da me. Un po' meno. Meno. Bravo. Sono che le barriere erano morbidi. Eccoci qua. Ragazzi. Un attimo. Ecco, ecco. La botta lì. Bravo che ti sei aiutato con la sponda. Ma quella era tutta tecnica, Questa valigetta c'è tutta la mia vita, tutta la politica che ho fatto. Se l'apre lei, Mor, non mi resta da vivere. Apro la valigetta. D'improvviso si sente un forte boato. Un boato che si sente in ogni angolo del mondo. Ma lei che cosa ha fatto, Moro? La maledetta bomba che lei mi ha messo nella valigetta ha fatto esplodere una bomba nucleare. Il mio corpo è stato fatto a pezzi. Sia maledetta la politica che mi ha portato qui. Sia maledetta la politica che mi ha portato qui. Ma voi sei in mille pezzi, è esplosa una bomba nucleare. Scusami. L'altro, voglio vedere. Il Mahatma Gandhi cade a terra, morto. Ma aprendo la valigetta senza nessuna esplosione, semplicemente c'era letteralmente tutta la sua vita lì dentro. No, cosa abbiamo fatto? Aspetta, fammi vedere una cosa. Proviamo a fare una cosa. Chiudo la valigetta. E fu così che Mahatma Gandhi morì. Fine della storia. Oh no, ragazzi, cosa ho fatto? Ma è proprio pesca. Allora, c'è stato un momento di lag mentre ha bevuto, ah, sì? Quando ha fatto la faccia che era buona è andato tutto al rallentatore ed è stato perfetto. Zitti! Muffin in faccia! Uff! Come si cambiano armi, ragazzi? Corn mi spara con la sabbia. Eh sì. Dietro, sei proprio... No, ti ho veramente bruciato sulla partenza. Infatti, scusa.
Madonna, ma chi è questo qua? Moro, come al solito, non sa guidare mai. No, no, che non sa guidare, mi avete spostato tutti. No, Liezar, ma tutti davanti. Liezar mi ha dato 14 sportellate. Ma ci siamo girati tutti. E poi abbiamo i due momenti a Marcord per Liezar, che però... Franci. Una giovanissima Liezar, cosa guardi su? Una giovanissima Mirjana Trevisan balla sul cubo a Nonella Rai del 92. Moro, non mi dai soddisfazioni come Liezar, che guarda stupito. No, non te le do le soddisfazioni, va bene. Esibizione di Anna Fox. Anna Fox. Prova a, far... prova a togliere il rimetto. Porca vacca! Ma sei scemo! Ma subito è caduto Liezar! No, ha fatto Marco Togni, ragazzi! Marco Togni. Comunque guarda, cosa c'è? Ho capito, ma tu sei andato nel fosso, c'è. Sei andato, sei pazzo? Sì, ma adesso è illuminato dal cellulare. Eh sì. Ah. Tanto ho fatto questa piccola modifica alla scena. Boh. Che... ma Marco c'ha il commento reattivo? Sì. E mi sa... è quello che dicevo. Quello che state facendo. Per quello che diceva che c'era questo signore della seconda guerra mondiale che parlava. È un bel training. Però, per niente. Madonna! Quasi no, mid! Non c'entrava questa cosa. Ragazzo. Quasi distrutto la torre mid. Serva forte. Sei un canotto. Ti piace un botto, il tuo canotto, te lo metto nel culino, lui si cura con la premura, ma io combatto con la mia lama che è una lancia, ma non la uso come lancia, la uso come spada, la uso come sega, sono un falegname, aia! Boggers!